Ciao ragazzi, allora faccio questo video per tutti quelli che non hanno una web e possono utilizzare lo smartphone senza collegamento con fili, ma via wifi, al PC e lo utilizzano come webcam. La prima cosa che dovete fare è andare a scaricare questo software, si chiama DroidCam. Questo lo dovete installare come app sul cellulare. Quindi questo è il vostro cellulare, aprite il Play Store. Ovviamente parlo per Android, non so come funzioni per Apple. Andate a scrivere qua il nome che vi ho suggerito prima, che si chiama DroidCam. Quindi andiamo a scrivere DroidCam, eccolo qua, il primo in lista. È questa l'applicazione, fate installa. Attendete il tempo necessario. Voi in questo momento state vedendo il mio cellulare, ovviamente. Fate apri. Il vostro cellulare deve essere collegato alla rete wifi di casa vostra, altrimenti non funziona. Ripeto, il cellulare deve essere collegato alla rete wifi di casa vostra, cioè alla stessa rete wifi dove è collegato il PC con cui fate il collegamento. Facciamo apri. Ci dice: avete capito tutto, anche se non avete capito, consentite, altrimenti non può essere utilizzato, consentite. Ecco, e vi dà queste brevi informazioni. La parte relativa allo smartphone è finita. Adesso andate sul PC. Ecco qua, voi dovete andare su questa pagina per scaricare la versione Windows giù. Ovviamente cliccate su Windows se avete il sistema operativo Windows. Cliccate su questo pulsante, non si vede che è un pulsante, ma cliccate. Ecco, lo sta scaricando in basso a sinistra. Ci pigiamo, eseguiamo, facciamo Next, riagri, installa. Abbiamo finito. A questo punto, se noi andiamo sul PC, abbiamo DroidCam. Ecco, apriamo DroidCam, questa che è l'app sul PC. E poi sul cellulare voi avete questa schermata. Ok? Quindi io vado a inserire sull'app nel cellulare questa schermata, questi dati. Quindi la porta 4747 è già attiva. Posso anche attivare l'audio, ma probabilmente avete il microfono, quindi questo non lo attivo. E poi vado a cambiare l'IP del mio telefonino, che è 192.168.1.109. Quindi metto 109. Qua devo impostare che è connesso in wifi, ma se è connesso con il cavo è ancora meglio, quindi clicco il cavo USB e faccio start. Se tutto è andato bene, forse non funziona perché il mio cellulare Android, per farvi vedere cosa succede, ricordiamocelo com'era qua, ma non c'è neanche bisogno. Chiudo AirDroid, altrimenti non mi libera la connessione col cellulare. Ecco, adesso credo di essere uscito e andiamo a fare start nella connessione di DroidCam. Non lo trova. Andiamo in wifi 112. Ok, start, trovato. Se voi osservate, ecco, questa è la mia finestra, che questo è il mio PC, quello che vedevate poco fa. Ho utilizzato adesso il cellulare come una normale webcam. Quindi vi posizionate il cellulare dove volete voi, ok? In modo che inquadri la parte che vi interessa e avete ottenuto una webcam a costo zero. Ragazzi, vi saluto.